visto che non capita spesso, ho la... Visto che non capita spesso di averti con noi sul canale, voglio proporti un piccolo gioco. Tanto ormai tutte le volte che sei qui con noi ti facciamo fare dei giochi più o meno divertenti. Questo sarà estremamente divertente. Dovrai guardare delle miniature dei nostri video e indovinare o la replica, o se il video è proprio plateale, perché è uno dei più famosi, indovinare come si chiama quel video. Perché tu guardi ovviamente i nostri video, sei iscritto al canale e ci segui su Instagram. Sono tutti video che sono già caricati. Oh yes. Ah, ok. Torniamo a Mono. Comunque, prima di partire ovviamente col gioco, sigla. Eccoci, siamo finalmente ritornati. Ogni tanto si faccio questa cosa dove mi pianto davanti alla videocamera così e voglio vedere cosa fa l'ospite e mi diverte. Stavo bene anche se non lo facevi. Che cosa? Quella cosa lì, cioè mi ha agitato. Cioè il mettermi completamente... Sì, mi ha messo completamente a disagio. Quindi... Sì, evito. Esatto. Ma siamo qui e continuiamo con il video. Oggi con noi abbiamo Red e siamo qui per parlare di... Prima di partire, io ti vorrei far vedere... una cosa importantissima. Tu sai dove puoi trovare queste incredibili repliche che stai vedendo in questa foto? Ovviamente da M Tactical. Esatto, perché per tutta l'attrezzatura airsoft, outdoor, tactical in generale, arma vera, arma finta, arma semivera, semifinta, potete venirci a trovare ovviamente da M Tactical Shop per i vostri bisogni tattici. Che ce ne sono tanti di bisogni tattici, bisogna dirlo. Direi che possiamo partire, tu non sbirciare il mio telefono e partiamo con una cosa semplice, perché il video è uscito da pochissimo. L'immagine è questa. Come vedi c'è una replica in questa foto. Che replica è? Questo è un Bolt con il sistema rinculo BRSS. E questo c'è scritto, che è indicato. Quindi... Ok. È una nuova linea che hanno lanciato, che è molto più performante, più solida. E il titolo credo che fosse... Qui il titolo non ti serve. Non mi serve? No, qui mi serve il nome della replica. Oddio, non mi ricordo il nome della replica. Hai giocato a Metal Gear Solid 5? No. Perfetto, non ci arriviamo allora. Intanto diciamo che comincia con Daniel Defense, senza Daniel Defense. Quindi come puoi abbreviare Daniel Defense? DF. Bruh. No. DD. Ok. Non so perché è venuto DF. ok. E 4. DD4. Sì, che sta per Daniel Defense 4. Ok. R3S, che parla del paramano, quindi è R3S perché è la versione corta. BRS. Esatto. C'era anche un'altra cosa, ma non me la ricordo neanche io. Quindi andiamo avanti. Questo è facilissimo. Questo è veramente facile. Che replica è questa? Il Chris Vector della Crytek. Che cazzo devo... Il Chris Vector della Crytek. GBB. Esatto. Ok, questa è la Glock dell'Evolution, che forse in tanti non sanno che l'Evolution fa anche le K. Ok. E cosa devo dirti qua? Che modello di pistola è? Come si chiama? Oddio, Evolution usa i codici criptici alfa numerico arabo misto a cinese. Allora. Non lo so, perché potrebbe chiamarsi... EGFH20X Ultra Custom. Ha un elemento che ti aiuta, ovvero che mettono sempre davanti una E. E poi dopo normalmente qualcosa che assomiglia alla sigla originale della pistola. Questa che Glock è? È una Glock? Mi sembra una 18, vedersi così. No, scusami, la 17 volevo dire. Ok, quindi come si chiamerà? Tipo EG17? Corretto, credo. Abbiamo sbagliato entrambi ed è E017. Ok, prossimo giro, prossimo premio. Qui mi devi dire come si chiama il video, visto che è un video emblematico, molto importante, e come si chiama il sistema con cui mi hanno sparato in faccia. Tra l'altro è apparso parzialmente nel video che abbiamo girato prima, quindi... È una pistola da difesa al peperoncino, con la caratteristica che il getto è molto potente oltre che devastante. Corretto, infatti come vedi c'è un omino con scritto ouch, vedi? E allora, questo modello, il brand è Pixion, sì. E la pistola si dovrebbe chiamare JPX qualcosa, per non mi ricordo. JPX. JPX normale, mentre quella a quattro canne, ovviamente 4, e quella 6
Ne ha comunque 4. Ne ha comunque 4. Sì. Ok, come si chiama questo video? Io l'ho visto, io non mi, mi ricordo bene cosa è accaduto, alcune scene, ma i titoli sono una capra. Allora, quando il professore ti chiede, ok, in che anno è fallito l'impero? È fallito l'impero romano? Allora, e tu, oh, non mi ricordo esattamente. No, parti con un'altra storia. Sì, sì. Allora, è tipo qualcosa come mi faccio sparare, mi faccio male, tipo, mi faccio sparare in faccia, comunque mi faccio... Il video e il titolo completo è Mi faccio sparare in faccia con la pistola al peperoncino più potente d'Italia. L'Italia ha la sua pistola più potente. Sì, però a seconda delle regole per la difesa personale di ogni stato variano i prodotti che si possono utilizzare. Questa per esempio la usano anche in Germania, credo sia lo stesso identico modello, e anche da altre parti perché è estremamente funzionale, perché ti chiude completamente gli occhi. Vabbè, non è una marchetta sulla JPX, però è tanta roba. Che cos'è questo? Questa era già nel periodo in cui non avevamo ancora implementato la nuova illuminazione super fica del negozio. Vabbè, è ovviamente una... È una Smith & Wesson. Io non sono afferratissimo sulle Smith & Wesson, quindi non ti so dire esattamente. Ok, guarda cosa c'è scritto lì. MP? Fa, chiede le cose, poi non sa un cazzo. Scusa, non ho capito, devo studiare io la roba che ti chiedo. Sì, in effetti. In teoria. Smith & Wesson, è giusto. Sul carrello c'è scritto MP. MP9. Questa è la adesso. MP9 Smith & Wesson. Ecco, vedi, infatti mi sembrava... Non è l'MP9, no, ovviamente, no. Perché quello è... Quello è sacro, non si tocca. Sacra, è stupendo, è bello l'MP9. Lascia stare, mi mangio le mani che l'ho venduto. Anche io, però se solo... C'ho varie robe in testa. Mentre voi nei commenti scrivete come si chiama questo primo video, perché insomma molti di voi ci hanno conosciuto così. Allora, cosa facciamo nel video? Allora, il focus è lo scudo antisommossa. Esatto. Quindi c'è quella parola lì per forza. Sì, però qual è l'obiettivo del video? Farsi tirare addosso le peggio cose. Ok, e l'obiettivo era colpire lo scudo per? Distruggerlo. Esatto. Quindi tipo come distruggere uno scudo antisommossa, sì, e farsi malissimo. Bravissimo. Questo è come rompere uno scudo da soft air e farsi male. Non malissimo, ma lo accettiamo pienamente lo stesso. Questo video qua ha 379.000 views. Quando rompi qualcosa o ti fai del male e lì hai unito le due cose, è l'apoteosi del... Comunque, ecco, questo è il secondo video con più visualizzazioni del canale, è diventato il secondo di recente, perché prima era un altro. Come si chiamerà? Allora, una delle cose che c'è nel titolo è già scritta all'interno. Sì, questo qua è praticamente il video dove prendi e confronti tutto quello che è a basso costo. Stavo riflettendo che è un sacco egomaniaca questa cosa. Chiedere a un altro di dirti i nomi della sua roba per dimostrare che quella roba... Vabbè, però sapete che tutto... Non ce la stiamo tirando. Cioè, nel senso, è per la giovialità. Potrebbe essere tipo... Provo tutte le repliche più economiche, una roba del genere. Le repliche più economiche sul mercato, Airsoft on a Budget, che era una serie che avevamo dove parlavamo di questa cosa. E benché abbiamo fatto video dove spieghiamo il perché è importante acquistare cose di qualità e il resto, e in questo video ci siano solamente repliche a molla, dei plasticoni maledetti, è il primo video per commenti dove continuate a chiedere dove lo trovo quel fucile a pompa in plastica. Okay. Ma è così, anch'io le recensioni delle cose a molla che ho sul canale sono quelle che hanno fatto delle visualizzazioni fuori di testa. No, questa è la foto del mio pene. Questo. Tra l'altro, questo video è molto importante per me, te, così non siamo completamente egomaniaci, perché è il primo video con cui noi siamo entrati in contatto. Due revamp, dove l'abbiamo riportato. Sì, sì. E ha un nome. Anch'io ne ho fatti due o tre. Esatto, sì. Dove si parla di... insomma, fai vedere tutta la tua attrezzatura. Come si chiamava quel video? C'era una roba... L'attrezzatura da soft air. Ecco tutta la mia attrezzatura da soft air. C'è da togliere qualcosa, però. Ecco la mia attrezzatura? No. Questa è la mia attrezzatura. No, ho detto che c'è da togliere, non da cambiare. Hai detto, ecco tutta la mia... Ecco l'attrezzatura. Ecco, ecco. Togli ecco. Ho la naso io. Tutta la mia attrezzatura da soft air. Corretto, a parte che è la mia collezione, ma va bene lo stesso, flashando anche quei 6.000 euro di attrezzatura soft air, perché 4 anni fa mi sentivo sto cazzo perché avevo speso 6.000 euro di attrezzatura e adesso ho dei fucili che costano 6.000 euro, dei vari che ho, purtroppo non diventate né come me
né come lui, perché lo sai che ti insulto per il meme, cioè in realtà ci vogliamo super bene, perché non mi permetterei mai di scrivergli queste cose, cioè sì perché ci conosciamo, ma se no non... Sì, infatti ci conosciamo. Monopolizzante, possiamo dire. Grazie mille per esserti prestata questa mega cazzata, però come al solito i video che facciamo insieme sono sempre un po' così gioviali. Grazie mille e ovviamente andate a seguire il buon Rico che ha bisogno di iscritti, ve lo ricordo sempre come qualche anno fa. Tra l'altro contenuto più tattico adesso, giusto? E non esclusivamente software. Di tutto. Okay. Tutto quello che ruota e che può abbracciare il panorama tattico, perché ci piace così. Perché tattici si nasce. Tattici si nasce. Io vi ricordo ovviamente di venirci a seguire sui nostri profili Instagram, sia quelli di Rico che i nostri, li trovate linkati in descrizione. Un po' dei prodotti di cui ho parlato sono anch'essi linkati in descrizione e se non avete visto queste incredibili recensioni che abbiamo fatto nel corso del tempo, andatevele a recuperare per ovvi motivi. Io vi ringrazio di essere stati con noi in questo splendido sabato, vi auguro di giocare a software questo weekend perché tattici si nasce, ma si può diventare. E come al solito, stay hungry!